Martedì 19 gennaio 2021, amici di House of Trading, le carte del mercato, benvenuti all'appuntamento settimanale che vi accompagna sui mercati a suona di strategie. Lo sapete, il nuovo format firmato BNP Paribas mette in contrapposizione due categorie di operatori del mercato che storicamente si battibeccano per chi ha la supremazia nella visione di come andranno i mercati finanziari. Sto parlando dei trader e degli analisti. Allora, la scorsa settimana abbiamo avuto come protagonisti Nicola Parra per la squadra dei trader ed Enrico Lanati per quella degli analisti. Quest'oggi entrano in campo due nuovi componenti delle rispettive squadre, ma prima di andare a vedere quelle che saranno le strategie operative che ci forniranno, e vi ricordiamo sono strategie operative che vengono attuate utilizzando i Turbo Certificates firmati BNP Paribas, ecco, prima di andare a vedere le nuove strategie facciamo un passo indietro e vediamo come è iniziata questa sfida. Vi inizio con il dire che una prima carta è andata a target, in particolar modo è una carta della squadra dei trader, ma facciamo il punto sulla classifica. Le prime 5 strategie ovviamente le abbiamo viste la scorsa settimana. Una carta attualmente a mercato per la squadra dei trader, mentre sono 4 le carte ancora a mercato per gli analisti e, come vi anticipavo, una carta andata a target. Ma se questi sono i risultati progressivi, andiamo a fare anche un appunto su come stanno andando proprio quelle che sono le operazioni in corso, perché sono emerse degli elementi molto interessanti che ci permettono anche di capire come funzionano i Turbo Certificates. In particolar modo, se vediamo quelle che sono le strategie di Nicola Parra, vediamo come quella che attualmente è sul mercato è una strategia rialzista long di oro che alle ore 12 di quest'oggi faceva segnare un rialzo dell'1,57%, mentre per quanto riguarda le strategie proposte da Enrico Lanati, bene, la strategia che è andata a target è stato lo short sul nostro FTSE MIB con l'analista di investire.biz, che ha dunque sfruttato al meglio quello che è stato il movimento correttivo delle quotazioni dell'indice di riferimento di Piazza Affari nel corso della passata ottava per l'1,425% con il certificato Enel BNP IT 10HR1, ma davvero brillante è il risultato finora maturato e portato a casa su quello che era uno short, sempre su un titolo italiano, in questo caso Enel. Vedete, una più 34,12% per quest'oggi, e questo è dato a fronte di un movimento negativo del titolo Enel nel tempo di pari al 3,77%, perché dunque Enrico è riuscito a portare a casa il 34,12%, perché appunto utilizzando la leva finanziaria di Turbo Certificate che era superiore all'8, ecco, è riuscito a moltiplicare notevolmente quello che è stato il movimento del titolo sottostante. Ma poi vediamo anche un veloce riepilogo sulle altre strategie in gara. In leggero ribasso l'operazione aperta sull'oro, in questo caso così come Nicola Parra aveva proposto un long, ma evidentemente i livelli di ingresso, lo vedete anche voi in onda, erano leggermente diversi. Ecco, in questo caso Enrico sta maturando una flessione del 2,88%, mentre in territorio positivo sia il trade sull'euro-dollaro più 3,74 che quello di Amazon più 1,12. Noi ripartiamo dunque da qui, andiamo a scoprire quelli che sono i protagonisti della puntata odierna e diamo il benvenuto per la squadra dei trader a Pietro Di Lorenzo. Pietro, benvenuto. Ciao, buonasera Riccardo, grazie mille per l'invito e complimenti per questo format che mi piace molto. Fra l'altro devi sapere che io sono un grande appassionato di questa serie da cui ho preso il nome, House of Card, e quindi complimenti, mi piace molto e in bocca al lupo. Ecco, allora abbiamo detto quello che è quest'oggi il trader che rappresenta la sua squadra. Pietro, hai uno sfidante di tutto rispetto perché per la squadra degli analisti schiera quest'oggi Luca Discacciati. Luca, ciao, benvenuto. Ciao a tutti, ciao Pietro e ciao a te Riccardo. Allora, quest'oggi voi sarete i due protagonisti e sarà interessante fare il punto con tutti voi. Perché? Perché sono giorni particolari, stiamo vivendo una fase storica in cui la politica evidentemente sta ritornando al centro dell'attenzione. Domani cambio al vertice per quanto riguarda la Casa Bianca, ma se poi veniamo in Europa abbiamo visto come negli ultimi giorni il Premier Rutte in Olanda abbia lasciato il suo posto, così come in Germania si sta già iniziando a percorrere quello che sarà il percorso, scusate il gioco di parole, che porterà all'uscita di scena di Angela Merkel, senza dimenticare l'Italia alle prese con quella crisi politica aperta da Matteo Renzi. Ma ecco, noi iniziamo da qui e andiamo dunque a fare il punto con Pietro Di Lorenzo, che è un trader che indubbiamente conoscete tutti voi, è il Deus ex machina di due appuntamenti davvero importanti per quanto riguarda il trading in Italia. Sto parlando di Investing Roma e di Investing Napoli, ma Pietro non è solo questo, davvero la sua esperienza è molto lunga sui mercati, diciamo che gli appuntamenti molto importanti ne ha visti passare e quindi ci fornirà una chiave di lettura davvero interessante. Pietro, avete 5 strategie a testa, sia tu che Luca, da poter giocare. Sarà dunque interessante vedere se avrete anche magari qualche operazione che va in contrapposizione tra di voi, ma iniziamo a vedere quella che è la prima carta che hai deciso di mettere in campo. È una carta verde o una carta rossa? Dunque una carta long o short? Io, Riccardo, anzitutto parto con una carta verde e mi sono focalizzato sul mercato italiano, perché ho visto la precedente puntata, ho visto che spesso ci si focalizza non solo sul mercato italiano, invece percepisco che mai come in questo periodo il mercato italiano è caldo per le questioni che dicevi, e quindi la prima carta è verde, è un long su Prysmian. Ecco, una long su Prysmian. Pietro, cosa ti ha spinto a selezionare questa direzione sul titolo della Bicocca? Sì, guarda, se guardi un grafico intraday e lo confronti con quello dell'indice FTSE MIB, ti renderai conto dell'inversione della forza relativa che il titolo ha avuto da metà mattinata in poi. In sintesi, dopo un'apertura a 28,32, mi sembra il titolo ha scavato fino a metà mattinata e poi ha trovato una grande forza relativa. Fra l'altro il titolo viene da una penalizzazione abbastanza brutale, è stato il peggior titolo del FTSE MIB degli ultimi 5 giorni, quindi c'è anche un certo ipervenduto che lo rende più reattivo a un eventuale rimbalzo, e quindi ritengo che il titolo possa quantomeno tentare un rimbalzo, e per questo ho messo uno stop piuttosto stretto sul minimo, sullo swing sostanzialmente fatto oggi in apertura, che ha disegnato poi questo Hammer, che è una figura tipicamente che anticipa spesse volte un rimbalzo, e il take profit anche qui vicino, perché siamo in una condizione abbastanza peculiare, come diciamo, sul mercato italiano, dove i scenari cambiano di minuto in minuto, e quindi è evidente che fare un'operazione troppo ampio raggio potrebbe essere piuttosto rischioso e imprevedibile l'esito. Quindi un'operazione stretta che lavora sostanzialmente sulla dinamicità degli acquirenti, che potrebbero avere la meglio nelle prossime sedute. Ecco Pietro, ci hai detto le motivazioni molto tecniche. Non abbiamo visto i livelli, dunque scopriamoli dove intenderai attivare la tua strategia rialzista. Ricordiamo che a termine di regolamento le strategie che vengono proposte questa sera, perché di fatto siamo a mercati chiusi ormai, potranno entrare in campo da domani mattina con l'apertura del mercato Sedex di Borsa Italiana, e rimarranno in campo fino alle ore 12 di martedì prossimo. A quel punto verrà fatta una selezione, se la carta e la strategia non si è attivata viene tolta dalla competizione, altrimenti se si fosse attivata sono due le alternative: o si va in stop o si va a target. Ma ecco, scusa se ti ho interrotto, andiamo a vedere esattamente quelli che sono i livelli operativi. Sì, 27,70 centesimi, che era in realtà insomma un livello piuttosto vicino a quello che ti ho mandato oggi pomeriggio mentre ti mandavo la cosa, quindi insomma avevo proprio intenzione di eseguirlo. Adesso poi il prezzo chiaramente da domani funziona, quindi va bene così. 27,70 lo stop loss, come dicevo, sullo swing, sostanzialmente sul minimo toccato recentemente, e un take profit ambizioso a 29, quindi un bel rapporto rischio-rendimento, perché si rischiano 70 centesimi e invece il take profit è ben di 2 euro, quindi un rischio-rendimento 1 a 3, che, come sai Riccardo, è l'optimum per chi fa trading, quindi rischiare poco e avere un profitto atteso elevato, insomma è un prerequisito per essere a lungo sul mercato. Ecco Pietro, solo un'ultima domanda su questa strategia. Abbiamo visto una convinzione abbastanza elevata, 4 stelle su 5 e un certificato con una leva non troppo spinta, un 5, qualcosina, che insomma rappresenta probabilmente anche la leva che dovrebbe utilizzare, secondo la logica, il buon padre di famiglia ogni trader. Da cosa emerge, da cosa si vince questa tua elevata convinzione? Ma guarda, oddio, leva 5 diciamo non è una leva bassa, siamo abituati a leve secondo me un po' fuori dalle logiche, quindi leva 5 è una buona leva. Ricordo fra l'altro che la leva secondo me deve essere uno strumento per diversificare maggiormente il portafoglio, quindi non è necessariamente uno strumento da garibaldini o da spregiudicati, può essere anche uno strumento utilizzato semplicemente per spalmare meglio le proprie risorse. No, la convinzione viene dal fatto che mi è piaciuto molto questo movimento nel pomeriggio, che è assolutamente controtendenza rispetto al mercato, quindi questa è un'operazione che mi piace assolutamente. Ok, allora una prima strategia che punta a trarre beneficio evidentemente da una ripresa delle quotazioni di Prysmian. Seconda carta che decidete come squadra di trader di mettere in campo? Io direi in questo caso è uno short, è un'operazione, anzi no, facciamo un altro, aspetta che qua mi sono un po', ok no, facciamo uno short su Stellantis, che come sai è la nuova denominazione di FCA. In questo caso... Pietro guarda, ti chiedo una cosa Pietro, anche per aiutare regia, se puoi seguire esattamente le indicazioni che hai fornito come numero di carte, perché avremo altrimenti dei problemi grafici. Scusami, non avevo capito che devo seguire l'ordine, così vedi sono ancora al principio di questa trasmissione. Sì, il secondo è su Enel, qui sempre un long, qui la storia è questa, il titolo ha staccato il dividendo straordinario lunedì, fra l'altro un dividendo in crescita del 17% rispetto all'anno scorso, quindi una buona indicazione. È un titolo che nonostante non sia sempre al centro dell'interesse dei trader che tipicamente amano temi un po' più volatili, direzionali e quant'altro, è un titolo che zitto zitto si è portato sui massimi assoluti a 9 euro. Ritengo che dopo questo stacco cedola, che ha chiaramente portato il movimento tecnico di gap up, che chiaramente sconta il dividendo, è un titolo che secondo me potrebbe rientrare nelle mire degli investitori, e quindi dopo diciamo questo stop and go legato alle cedole ritengo che possa tornare a sovraperformare l'indice, come d'altra parte ha fatto negli ultimi mesi, e quindi penso che potrà fare bene o meglio del mercato comunque. Pietro, una considerazione anche di carattere fondamentale, evidentemente Enel ha il giusto business nella giusta fase storica, perché sappiamo che tra il mondo automobilistico e comunque anche quelle che sono le linee guida, tanto in Europa quanto in America, quanto poi a livello anche globale, l'elettrificazione dell'economia internazionale è uno dei pilastri di questo nuovo millennio. Sì, è chiaro, diciamo tipicamente però le nostre strategie sono più di breve termine, quindi per fare una riflessione più ampia è certamente un bel tema. Fra l'altro Enel, come sai, è diventato il titolo più capitalizzato a Piazza Affari e insomma anche qui andrebbe fatta una riflessione su quello che è un po' l'azionariato di Piazza Affari nel 2021, dove le utilities e anche i titoli su cui c'è una grande partecipazione pubblica hanno preso il sopravvento, magari su titoli un po' tipi bancari che hanno perso di grande capitalizzazione. Questo secondo me Riccardo è anche un tema un po' delicato, no? Perché Piazza Affari, se ci fai caso, non è molto rappresentata da titoli a alto tasso di innovazione, ci sono pochissime aziende quotate che hanno questa capacità di innovare e sono tipicamente su listini secondari, no? C'è qualcosina sullo Star o quantomeno insomma qualcosina ai piccoli, quindi l'auspicio è che nei prossimi anni entrino in borsa anche aziende diciamo un po' più propense all'innovazione, perché Enel per carità è una bella azienda, però diciamo non è insomma, per sua struttura così in grado di cogliere i cambiamenti che stanno insomma, coinvolgendo il mondo. E allora questo long a che livello lo proponi e dove vai a individuare lo stop e il target? Sì, questa l'ho fatta un po' più stretta anche perché ho inteso, vedrai, cambiare un po' le strategie, no? Perché sennò c'è il rischio di andare tutti a target, tutti in stop. Questa qua è più stretta, 8,60 a livello di ingresso, qua stop stretto 8,50, quindi poco più di un punto percentuale, e take profit 8,75. Un'operazione di più corto respiro su un titolo che chiaramente presenta caratteristiche di volatilità diverse, meno volatile rispetto a Prysmian, e quindi qui me la sono giocato un po' sul trading più stretto. Direi che con questa carta entri davvero in competizione con quelle che sono le strategie degli analisti. Lo ricordavo in avvio di trasmissione, attualmente il team degli analisti ha in Enrico Lanati una posizione short su Enel, quindi ecco qui vi riuscirete davvero a mettere uno contro l'altro, poi evidentemente la possibilità, avendo anche tu un target relativamente vicino, di andare a target tutte e due, ma sarà interessante seguirvi. Allora, le prime due carte sono verdi, sono rialziste, la terza di che stampo è e soprattutto qual è il sottostante? Terza ancora una volta rialzista, il sottostante CNH Industrial, e la motivazione è questa. Come sai, c'è il momento clou di questa settimana è stata la quotazione di Stellantis, e CNH potrebbe, diciamo in maniera piuttosto laterale, ma in ogni caso potrebbe beneficiare, ne ha beneficiato meno rispetto a Exor, e situazione principale è il titolo che secondo me mostra maggior forza relativa di Piazza Affari. Se mostri il grafico degli ultimi mesi ti renderai conto di come sia stato insistito e persistente il trend rialzista, e ogni correzione è stata un'occasione imperdibile per acquistare. Quindi ci sono dei titoli che da novembre in poi hanno veramente corretto pochissimo, sono saliti sostanzialmente senza soluzione di continuità, e quindi qui mi gioco questa carta, mi gioco che CNH persista, sia resiliente in questo suo comportamento, e quindi ogni storno sarà una buona opportunità di ingresso. Per questa ragione magari ti anticipo il livello di ingresso, l'ho piazzato a 11,20 euro, che insomma è un livello abbastanza vicino a quello di chiusura di oggi, e in questo caso lo stop loss insomma l'ho messo in una via di mezzo fra i due, in questo caso 10,90, quindi 30 tick, e take profit 11,50, sperando proprio in uno spike veloce, un'accelerazione che vada a toccare nuovi massimi, che tipicamente, come sai, i nuovi massimi calamitano sempre nuovi interessi, e quindi mi aspetto, diciamo, il classico spike di accelerazione a seguito del breakout dei top di periodo. Guarda, peraltro è interessante questa visione costruttiva su CNH Industrial, perché proprio quest'oggi abbiamo avuto alcune case d'affari che hanno espresso dei giudizi lusinghieri proprio per la società, che vediamo e lo vedevamo anche nel grafico essere davvero in crescente pressione sui massimi di periodo. Questo è un grafico con un time frame giornaliero, quindi ogni seduta rappresenta un giorno di borsa, e vediamo come anche su un orizzonte temporale di davvero ampio respiro il titolo sembra a questo punto proiettato addirittura verso quell'area dei 12,50 euro, che a cavallo fra la fine del 2017 e inizio del 2018 ha rappresentato un livello anche psicologico, da cui è partita una correzione che poi ha portato addirittura ai minimi in area 5 euro registrati nella scorsa primavera, ma sappiamo quella è stata una fase davvero particolare. Allora, abbiamo visto tre long su altrettanti titoli di Piazza Affari. La domanda è: ma una carta short la giocherai? Arriva, eccola qua, la quarta carta è short. Qui, come dire, ho cercato di giocare un po' di strategia. Fare tutti long o tutti short sarebbe stata una gamblerata come dire eccessiva, insomma voglio dare un contributo che non sia da gambler alla mia squadra, ma sostanzialmente con una strategia, e quindi magari anche se una posizione è eggiata rispetto all'altra mi va molto bene. Nello specifico ho battezzato uno short di breve su Stellantis. Come sai, il debutto a Piazza Affari è stato spumeggiante. Ieri più 7,5%, oggi anche una seduta positiva, ma il motivo per il quale ho battezzato lo short su Stellantis è che, se fai caso, la chiusura di oggi è ben lontano dai minimi di giornata che il titolo ha toccato intorno, insomma, a metà mattinata, a 14,25, e quindi il fatto che sia scattata qualche presa di profitto sul finale di giornata potrebbe essere il viatico anche per una veloce correzione nelle prossime sedute. Tipicamente, insomma, ho lavorato anche un po' sulla esaurirsi, diciamo, di questa fase spumeggiante, e quindi magari battezzando una veloce correzione che potrebbe colpire un titolo, tipicamente perché chi è entrato magari e ha fatto già il 10% in 2 giorni potrebbe essere tentato da liquidare le posizioni e quindi a cui innescare una veloce fase correttiva. Quindi questa operazione di brevissimo, di corto respiro, e quindi anche la gestione dei take profit, dei stop loss, insomma, è fatta proprio per cercare, sai, la classica spazzata all'ingiù di prese di profitto di chi è entrato molto bene e si vuole almeno liquidare parte delle posizioni e, insomma, incassare. Sostanzialmente è voler beneficiare di un riassorbimento degli eccessi, come si potrebbe dire anche tecnicamente. Allora andiamo a vedere i livelli della tua strategia e anche avere voi professionisti qui a House of Trading ci permette di capire le logiche sottostanti a quelle che sono le operatività e a scoprirne anche quelle che sono le logiche che vi portano a selezionare un determinato strumento, in questo caso un Turbo Certificate Short. Sì, qui ho lavorato con lo stop con tipicamente un round number, un numero tondo che è €15. L'ingresso l'ho fatto a 14,20, che era un prezzo abbastanza vicino quando ho mandato il file, e il target in questo caso 13,50. Perché in questo caso il rapporto rischio-rendimento non è efficiente come nei precedenti trade? Perché, come detto, qui non punto all'inversione, ma punto proprio alla veloce sparata all'ingiù, alla veloce presa di profitto, e quindi non ambisco all'inversione magari che Stellantis si rimangia quasi tutti i rialzo, ma che faccio una veloce correzione proprio innescata dalle prese di profitto. Come vedi, ho anche cercato di variare un po' le strategie di risk management proprio per evitare di essere un po' monocorde e quindi di rischiare, diciamo, di andare troppo nella stessa direzione e quindi a penalizzare o oltremodo, diciamo, avvantaggiare quella che era la lettura delle diverse strategie. Ecco, in un'ottica educational, sottolineo una cosa agli amici a casa, rispetto ad altre tipologie di strumento, penso banalmente a leva fissa certificate, e i turbo certificate permettono di fissare la leva che si è andata a individuare nel momento in cui si acquista lo strumento, e questa leva rimarrà uguale fino a quando non si andrà a chiudere l'operazione. Non è una cosa banale, perché pensate a un movimento che vi va a favore, evidentemente la leva dello strumento va a scendere per chi non ha la posizione in essere, mentre rimane uguale per chi ha già aperto la posizione, così come abbiamo visto proprio un esempio concreto con Enrico Lanati a fronte di un movimento di 3,77% registrato negli ultimi giorni da Enel. Ecco che l'analista sta maturando una performance abbondantemente superiore ai 30 punti percentuali. Allora, uno short, l'unico fino ad ora su Stellantis, una società che direi è sbarcata in borsa, permettimi il gioco di parole, sotto la buona stella, perché davvero l'interesse degli investitori è stato notevole. Qual è l'ultima carta che mettete in campo? Guarda, l'ultima è FTSE MIB. Qui potrebbe sembrare uno short su FTSE MIB, potrebbe sembrare antintuitivo, ma ho giocato un po' sulla forza relativa, no? Sui titoli che ho chiamato long potrebbero fare meglio del FTSE MIB, e quindi questo potrebbe essere una sorta di hedging, di protezione, no? Qui sostanzialmente ho guardato un po' allo spettacolo, francamente, che mi ha un po' rattristato del Senato di oggi, in cui, diciamo, i politici in piena seconda onda pandemica non hanno trovato di meglio da fare che accapigliarsi. Insomma, morale della favola, qual è lo scenario che aspetta il nostro paese? È sostanzialmente il più probabile di un proseguo di questo governo, diciamo, sotto una mentite spoglie, una maggioranza forse rabberciata o presa così, insomma, sostanzialmente l'idea che ho è che tre scenari possono uscire fuori da questa cosa del Senato, da questa conta del Senato: o un governo che va avanti a stento ma senza grande fiducia, o un piccolo reshuffle magari con un nuovo primo ministro ma una maggioranza sempre traballante, o addirittura uno scenario drammatico di nuove elezioni, e quello sarebbe molto penalizzante per i prezzi. Tutti e tre scenari, secondo me, soprattutto gli investitori istituzionali stranieri non capirebbero tanto. Perché se ci pensi è piuttosto incomprensibile, no? Che in una situazione di emergenza c'è il rischio poi di non avere più i poteri ordinari perché vai alle elezioni, quindi c'è un rischio, secondo me. Non bisogna tirare troppo la corda alla fine, Riccardo, penso che è un attimo che i mercati poi si girino, gli investitori ti voltino le spalle, e quindi qui ho un po' prezzato e ho immaginato uno scenario in cui gli investitori stranieri si seccano e anziché colpire lo spread e quindi il BTP, che come sai c'è una bella rete di protezione fatta dalla BCE, vadano a colpire bancari e quant'altro, e quindi l'indice potrebbe andare giù abbastanza rapidamente. E quindi, insomma, ecco, Pietro, l'elemento politico dunque al centro di questa tua strategia che interessa la FTSE MIB. Quali sono i livelli che hai attenzionato e che hai indicato? Sì, questa è stretta come strategia, 23.000, se ci fai caso è un livello che più o meno guardiamo tutti, è il mio stop loss abbastanza naturale, 22.6 livello d'ingresso e 22.200 il take profit. Anche qui è una strategia di scadimento 1-1, perché non punta all'inversione ma punta anche qui a un nervosismo degli operatori che, seccati magari da una situazione politica in stallo, potrebbero forzare un po' la mano e tirare giù almeno per qualche ora il mercato, e quindi andare a fare un -2 che è assolutamente nelle corde se, insomma, se la situazione politica non si delinea in maniera chiara. Perfetto, allora Pietro, io ti ringrazio per queste 5 carte che hai messo sul campo, con una visione tendenzialmente positiva su, perché sono 3 long su 5, dunque adesso andiamo a sentire come risponde il tuo avversario per la squadra degli analisti, Luca Discacciati. Ci sentiamo dopo che Luca ha alzato il velo sulle sue carte, Pietro. Ottimo, grazie mille, saluto anche con l'occasione Luca e gli faccio un in bocca al lupo perché la sportività è fondamentale. Come sempre sei molto sportivo, e allora colleghiamoci con Luca Discacciati. Luca, ciao, ben ritrovato. Abbiamo sentito una visione costruttiva sui titoli italiani per Pietro Di Lorenzo, ad eccezione fatta di quella Stellantis, che davvero ha ingranato la quarta fin dai primi minuti di sbarco in borsa, e però insomma lì l'ha anche spiegato una strategia che punta a beneficiare di un rientro degli eccessi. Quali sono invece strategie che ci metti in campo tu? Iniziamo con la prima carta, una carta verde o rossa? Carta verde con un bel long di euro-dollaro. Andiamo sul classico, siamo in trend rialzista su questo strumento e andiamo a fare un'operazione appunto con un ingresso a 1,2050, uno stop loss 100 punti sotto a 1,1950 e un target molto semplice in questo caso 1,2150, quindi 100 pips di target anche in questo caso. Ecco Luca, guarda, ci hai smontato tutto il format, nel senso che prima la spiegazione della strategia, poi i livelli operativi successivamente. Adesso andiamo a recuperare subito con la grafica. Chiedo magari anche in regia se ci vengono a mostrare esattamente la carta con i livelli operativi che interessano per l'appunto euro-dollaro. A te la parola Luca. Ecco qua, sì, perdonami, essendo la prima puntata, dai, mi perdonerai. Ok, Ho dato, vale, allora, ho dato un long, 1,50, uno stop 1,1950 e una uno stop, target, esatto, un target 1,21, esatto, 21,50, un rapporto rischio rendimento 1-1, quindi un qualcosa di abbastanza atipico per quello che è una strategia di trading tradizionale, però appunto diciamo che in questo caso su euro-dollaro preferisco rimanere abbastanza abbottonato, dato che comunque siamo su dei livelli importanti. E allora, guarda, sfrutto l'occasione di averti con noi perché lo dico anche a chi non ci conosce, già qualche mese or sono tu avevi una visione rialzista, abbondantemente rialzista su euro-dollaro, proprio dall'analisi anche dei volumi e il famigerato e famoso COT Report che mostra le posizioni degli investitori professionali, quelli che si vengono chiamate le mani forti del mercato. Qualche indicazione in tal senso? Guarda, gli investitori istituzionali continuano a essere rialzisti su euro-dollaro. C'è un, diciamo, lieve calo delle posizioni rialziste nelle ultime settimane, ma tendenzialmente il trend dovrebbe continuare a essere quello rialzista, motivo per cui poi ho deciso di mettere in piedi questa operazione che, attenzione, essendo un'operazione con un target e uno stop da 100 pips, ha comunque dei risvolti abbastanza di breve termine e non macroeconomici, diciamo. Luca, allora, dopo quello che è un'operazione tipica da mercato valutario come il cambio tra divisa unica europea e quella americana, qual è invece la seconda strategia che hai deciso di mettere in campo, soprattutto le motivazioni? Allora, la seconda strategia è sempre un long di DAX, quindi rimango ottimista sui mercati finanziari, in particolare appunto il più importante mercato borsistico europeo che è il DAX. In questo caso la motivazione arriva da una motivazione tecnica, diciamo, quindi ho notato oggi che gran parte dei trader è posizionata short sul DAX. Tutti sappiamo che tendenzialmente con il trading non è facile fare soldi, quindi io tendo sempre a posizionarmi in maniera contraria rispetto a quello che è la maggioranza. Quindi essendo che c'è un 57-58% di trader posizionati short sul DAX, ho voluto sfruttare, diciamo, un po' la debolezza delle ultime sedute sul DAX per posizionarmi long e andare a fare un'operazione rialzista. Effettivamente, lo sappiamo, è una statistica che storicamente gioca a sfavore della massa. Quando si vede gran parte degli operatori che vanno in una direzione e il mercato va dall'altra, quindi ha una sua logica. Abbiamo visto anche una convinzione, così come l'euro-dollaro, particolarmente elevata. Conoscendoti di persona, mi viene da dire che a spingere la tua convinzione per entrambe le strategie è proprio la consapevolezza, da un lato, di avere le mani forti posizionate al rialzo sull'euro-dollaro e invece sul fronte del DAX la consapevolezza di vedere il pubblico retail prevalentemente posizionato al ribasso. Quindi questo va ad accrescere la tua convinzione. Esatto, esattamente. Questa è proprio un po' la visione che ho in questo momento sul mercato. Rimango assolutamente positivo, il trend sulle borse è rialzista e non credo che ci sia nulla in questo momento che possa cambiare le carte, diciamo. I livelli di questa strategia quali sono, Luca? Un ingresso a 13.750, uno stop loss a 13.600 e un target a 13.900, quindi anche in questo caso una strategia con rischio rendimento 1-1. Ok, quindi ritornando anche velocemente sul grafico, sostanzialmente ti aspetti un ritorno, una veloce discesa delle quotazioni prima di avere un nuovo movimento propulsivo verso l'alto. Allora, abbiamo visto le prime due carte, mercato valutario, indici di borsa. La terza carta che metti in campo qual è? È una carta azionaria, rimango sempre sui mercati internazionali, in questo caso andiamo negli Stati Uniti, un bel long di Tesla. Tesla in questo momento è chiaramente nel, diciamo, sotto i riflettori per le grandissime e importantissime performance avute nell'ultimo periodo. Tesla, a mio avviso, è un titolo incredibile che, come ho detto più volte, ha ancora tanta strada da fare. Al rialzo, in questo caso possiamo dire che è una delle aziende che sta, secondo me, interpretando al meglio quello che è il cambio proprio del mondo dei trasporti e diciamo, credo che sia l'azienda che ha tutte le carte in regola per riuscire a dominare nel futuro mercato dei trasporti. Quindi non vedo molto di buon occhio i vari rimpasti e le varie merger and acquisition che ci sono nel settore delle auto, come quella che appunto abbiamo visto prima con Pietro, dove Fiat è protagonista, perché credo appunto che siano dei colossi, dei dinosauri che siano destinati all'estinzione, come appunto è successo ai dinosauri, mentre credo che Tesla sia proprio nata con una convinzione, una visione diversa. Quindi diciamo, ecco, che... quello che stai sottolineando tu, Luca, non è un aspetto banale, nel senso che quando si parla di Tesla, una parte di quelli che non sono magari, non degli amanti di Tesla, ma che insomma non vedono un futuro roseo per Tesla, dice sì, ok, ma attualmente produce e consegna pochi veicoli, se andiamo a confrontarli con quelli che sono i volumi prodotti dalle varie Toyota e via dicendo. Però dall'altra si dice anche Tesla nel mondo delle automotive, delle auto elettriche, è quello che in realtà in campo automobilistico tradizionale, chiamiamolo così, è Ferrari. Quindi si parla, diciamo, di una categoria diversa rispetto alle macchine mass market, chiamiamole così. Guarda, Tesla è un'azienda che ne incorpora almeno 5, perché abbiamo un'azienda che produce veicoli, autoveicoli, perfetto, abbiamo un'azienda che produce sistemi energetici, abbiamo un'azienda che si occuperà di trasporti, perché non dimentichiamo che l'obiettivo di Musk è quello di creare tutta una rete di robotaxi che viaggeranno da soli. Ci sono tanti motivi che caratterizzano appunto questo entusiasmo sul titolo Tesla e diciamo che appunto non sappiamo se verranno realizzati i sogni e la visione di Musk, ma gli investitori ci credono. Quindi noi siamo analisti o trader, che dir si voglia, e di conseguenza dobbiamo cercare di capire cosa farà il prezzo. Secondo me il prezzo salirà perché Musk è bravissimo a trovare soldi, è bravissimo a convincere le persone che riuscirà nei suoi progetti e di conseguenza io continuo ad andare in scia di questo titolo. E dove sarà il tuo livello di ingresso dunque per questo long su Tesla e il target, oltre che lo stop ovviamente? Prezzo di ingresso $810 ad azione, un target di breve a 850 e uno stop loss a 770. Ecco, vorrei mantenere proprio questa grafica per andare a sottolineare anche agli amici a casa come con i certificati Turbo di BNP Paribas è possibile prendere posizione anche sfruttando una leva interessante su un titolo che è quotato a Wall Street, ma soprattutto qui bisogna sottolineare due cose. Uno, si paga molto meno di quello che è un'azione che vedete che costa $800, sto ovviamente arrotondando. Poi si può sfruttare l'effetto della leva, in questo caso uno strumento che ha una leva pari a 10,82, il codice ISIN di questo strumento selezionato da Luca Discacciati, ve lo dico, è Enel BNP IT 114J5, e il tutto usando e comunque avendo dei costi di transazione tipici della borsa italiana, che sappiamo essere assolutamente concorrenziali rispetto ad altri mercati internazionali come Wall Street per esempio. Allora Luca, questa era la carta che avevi come quarta alternativa, scusa, come terza alternativa. Andiamo a vedere la tua quarta carta. Con la quarta carta mi gioco una carta short, quindi una carta rossa sul gold. un qualcosa, diciamo, di controintuitivo andare al ribasso su una materia prima come appunto il metallo giallo, però proprio qui devo riprendere in ballo il COT, quindi i movimenti e i volumi degli investitori istituzionali. Nelle ultime settimane c'è stato un crollo delle posizioni long proprio sull'oro, e questo a mio avviso darà l'opportunità all'oro di subire dei ribassi. Quindi ci sono stati proprio tante vendite sull'oro, probabilmente anche a favore di asset un po' più particolari come il Bitcoin, perché sicuramente il Bitcoin è stato preso d'assalto come bene rifugio, di conseguenza negli ultimi 2 anni c'è stato proprio una sovraperformance dell'oro, potrebbe esserci stato proprio un ribilanciamento dovuto a questo. Di conseguenza credo che nei prossimi giorni, nelle prossime sedute, potrebbe esserci un'ulteriore discesa del gold verso appunto dei livelli più bassi, magari degli aggiornamenti dei minimi delle ultime settimane. E allora, se abbiamo visto come la discesa sotto i $1.850 l'oncia nel corso degli ultimi giorni abbia sostanzialmente posto una sorta di barriera anche psicologica, mi viene da dire, quali sono i livelli che ha individuato per questa strategia short sul metallo prezioso per antonomasia? Livello di ingresso $1.850 per oncia, uno stop loss a $1.900 e un target a $1.780. Da notare il livello di convinzione dell'operazione, che è abbastanza basso, ho messo una stella solamente, non tanto perché l'operazione secondo me non sia corretta, ma perché mesi di gennaio e febbraio sono tipicamente dei mesi estremamente rialzisti per l'oro, proprio a livello di stagionalità. Quindi diciamo che ho voluto andare cauto con questa operazione, quindi non ho voluto spingere troppo sulla leva proprio perché siamo contro stagionalità, quindi non abbiamo tutte le chance a favore. Ecco, evidentemente vi era un typo nella carta, non era 13,5, ma come abbiamo proprio sentito da Luca in diretta, il target di questa operazione è a $1.780 l'oncia. Allora, mi sembra che ti sei divertito, Luca, fino ad ora, andando veramente a spaziare nelle tue strategie fra mercato valutario, materie prime, indici di borsa, e questo anche grazie alla ricca offerta e proposizione di strumenti messi a disposizione da BNP Paribas, senza tralasciare quella Tesla di cui abbiamo già parlato. Ti manca solo una carta a giocare, qual è? Ultima carta, sempre rossa, quindi un'altra posizione al ribasso. Siamo di nuovo su un titolo ancora americano, siamo su Zoom, che è uno dei titoli più famosi degli ultimi mesi a Wall Street, perché proprio in tempi di Covid ha subito dei fortissimi rialzi dovuto al fatto che questa azienda, lo sappiamo tutti, produce un software che consente di fare riunioni online. Secondo me la spornia è abbastanza passata, soprattutto in questo settore dove le persone hanno cominciato a vedere che esistono alternative, hanno scoperto altri software magari anche più performanti, quindi nelle ultime settimane si è sviluppato un trend ribassista che semplicemente voglio provare a cavalcare. Luca, mi viene da dire una cosa, che questo titolo probabilmente sta anche pagando un po' dazio al processo di vaccinazione, perché se è vero come è vero che ha tratto fortissimo giovamento proprio dai lockdown e dalla presenza forzata a casa delle persone che avevano comunque necessità di collegarsi tra conference call del mondo del lavoro, comunque contatti con le proprie famiglie, la vaccinazione sembra rappresentare la carta che porta al rientro degli accessi, perché di eccessi indubbiamente bisogna parlare nel caso specifico di Zoom. Esatto, esattamente, come tutto quello che succede nel mondo è ciclico. Dopo una prima fase di paura / euforia su questo titolo, chiaramente tutto viene un po' ridimensionato, e di conseguenza su questo titolo, che è arrivato ad avere delle capitalizzazioni folli, diciamo che secondo me è arrivato il momento per una presa di coscienza, diciamo un ridimensionamento, essendo che non c'è dietro Elon Musk che appunto comincia a raccontare che Zoom servirà per l'economia di Marte. Diciamo che è molto plausibile che ci sia un ridimensionamento. Livelli e dunque di questo short? Ingresso a 391, stop loss 450 e un target a $320 per azione. Comunque è un target ambizioso anche per questa strategia. Allora Luca, abbiamo visto tutte le 5 carte che hai giocato, andiamo ora a fare un riepilogo di quelle che sono le strategie, le carte sul mercato per quanto riguarda la squadra dei trader rappresentata da Pietro Di Lorenzo. Come potete vedere, Pietro ha scelto 3 carte long verdi su altrettanti titoli quotati a Piazza Affari, Prysmian, Enel e CNH Industrial, e rimanendo sempre a Piazza Affari sono le ultime 2 carte rosse, in particolar modo sul nostro FTSE MIB e su quella Stellantis, che davvero ha brillato da ieri quando è diventato effettivo ed efficace il matrimonio tra FCA e Peugeot. Allora, vedete quelli che sono gli ingressi selezionati, gli stop, i target e i codici ISIN dei Turbo Certificates selezionati da Pietro Di Lorenzo. Ora andiamo a vedere invece quelle che sono le strategie proposte da Luca Discacciati. Abbiamo appena sentito, l'analista ha davvero spaziato in modo significativo fra diverse asset class, confermando una visione costruttiva per quanto riguarda le prospettive dell'euro-dollaro e del DAX, così come una visione costruttiva anche su quel titolo che ha stato uno degli emblemi dei rialzi dei mercati azionari del 2020, ossia Tesla. Una visione invece ribassista su Gold e su Zoom. Anche in questo caso un riepilogo di quelli che sono le strategie operative proposte e i relativi codici ISIN dei Turbo Certificates selezionati. Allora, siamo verso la chiusura, andrei a salutare e a ringraziare per essere stati con noi Pietro Di Lorenzo. Pietro, è stato davvero un piacere averti con noi. Grazie mille anche per me, complimenti, è stata molto bella questa trasmissione ritmata e complimenti anche a Luca, ho visto che ha fatto delle belle scelte coraggiose, quindi complimenti, sarà una bella sfida. Guarda Pietro, prima di salutare Luca, davvero una considerazione sulle strategie proposte da tutti voi due, sia da te che da Luca. Vi siete sbizzarriti, avete sfruttato appieno quella che è la palette dei prodotti firmati BNP, perché proprio abbiamo visto azioni, indici, valute, materie prime, non vi siete fatti mancare niente e anche le motivazioni che ci avete dato sono state davvero notevoli. Grazie ancora Pietro. Un ringraziamento anche a te Luca, e ovviamente noi ci andremo a vedere con l'avvio della prossima settimana come sono andate, se sono entrate queste strategie, se sono anche andate a target, però insomma direi che sul fronte... se Pietro si è concentrato più sul fronte italiano, tu invece hai dato una visione più americocentrica. Guarda, io invidio la posizione di Pietro su Prysmian, perché ritengo Prysmian il miglior titolo italiano. Sono investitore di lungo termine su Prysmian e quindi mi piace molto la sua posizione. Poi diciamo che io sono un po'... posizioni un po' su tutto quanto, materie prime eccetera, proprio per aumentare anche la diversificazione, quindi sì. Perfetto, allora un grazie ancora a tutte e due, è stato un piacere avervi con noi in questa seconda puntata di House of Trading, le carte del mercato. Grazie mille. Allora andiamo a fare un veloce riepilogo di quelle che sono anche le soluzioni, a spiegarvi come potete operare anche voi con questi sottostanti, così come su numerose altre alternative con i certificati a leva portati sul mercato italiano da BNP Paribas. Iniziamo da quello che è il sito di riferimento, investimenti.bnpparibas.it, e se andate all'interno quella che è la sezione dedicata ai certificati e a leva, vedete come appunto vi è un'intera area dedicata ai Turbo Certificates. Voi banalmente potete andare a selezionare questa voce ed andare a vedere poi, in base a quelle che è la vostra preferenza, long o short, quelli che sono i diversi sottostanti. Per esempio, non so, quest'oggi abbiamo parlato di Enel con una visione rialzista da parte di Pietro Di Lorenzo, e vedete che se vado a cercare quelli che sono i turbo long sull'ex monopolista ho diversi livelli di leva che posso anche andare a ordinare molto semplicemente schiacciando sul bottone della leva, e vedete che a seconda anche della vicinanza, della distanza della sottostante dal livello del knockout, la leva cambia partendo da un minimo di 3,92 per poi andare a salire verso anche chi ha una maggiore propensione al rischio, spingendosi fino a 27,21. Quello che vi faccio notare sono due cose proprio da evidenziare, ma evidentemente andremo a parlare sempre di più del funzionamento di questa tipologia di strumenti, di come la leva vada ad aumentare proprio avvicinandosi al livello di knockout. Il livello di knockout è quel livello che porta di fatto il valore del certificato, che vedete indicato in questo caso con il prezzo denaro lettera fornito in via continua durante le ore di negoziazione dal market maker. Ecco, in caso il sottostante arrivasse a toccare il livello di knockout, il valore del certificato va a perdersi, dunque perdete completamente il premio pagato. Però ovviamente il rischio è la stessa parte anche del rendimento, è la parte della stessa medaglia del rendimento, e quindi in caso di un movimento percentuale dell'1% di Enel, se io andassi a selezionare questo strumento con una leva di 27,21, ecco che il prezzo del mio certificato crescerebbe del 27,21%. Ovviamente poi andando a scendere con la leva, anche qua i movimenti con una leva del 3,92, un movimento dell'1% del sottostante vi farebbe guadagnare il 3,92% se siete nella posizione corretta, dunque nella posizione secondo cui si muove il sottostante. Comunque quello di Enel è uno davvero dei moltissimi titoli sia di Piazza Affari che non solo, abbiamo prima anche parlato di Tesla per esempio, parlando di titoli azionari americani, e come potete vedere altresì potete operare sulle più importanti materie prime, senza dimenticare indici e valute. Dunque investimenti.bnp Paribas per avere una visione su tutta quella che è la proposta di BNP sul fronte degli strumenti a leva. Io vi ringrazio per aver seguito House of Trading, le carte del mercato. Vi ricordo che noi torniamo in diretta streaming sempre sul canale YouTube di BNP Paribas martedì prossimo alle 17:30, dunque appuntamento a tutti voi al 26 gennaio. In quell'occasione ovviamente andremo a fare anche il punto su quello che è l'andamento della classifica del contest, oltre al velo sulle nuove carte messe in campo dai trader e dagli analisti. Buona settimana e buon trading a tutti voi.